Ci siamo già, buongiorno a tutti, ben arrivati, buonasera in questo caso, facciamo correre il disclaimer. Vi ricordo che il trading, quello che io trasmetto nei monitor, logicamente non è un consiglio per operare, poi ognuno fa quello che vuole e clicca nel proprio mouse, consapevole del rischio. Buonasera, ben arrivati. Dai. Vuoi minare un po' intimo o stiamo arrivando? No, vedo che stiamo arrivando piano piano. Ho spostato l'orario per non saltarlo. Allora, ci siamo? Bene, dai. Allora, poi abbiamo il giovedì 19. Okay. Perfetto, dai, togliamo il disclaimer. Eccoci qua, allora ben arrivati a tutti, un attimo che sistemo il pannello che lo vedo bene, ben arrivati, ti sono mancato? Dai, insomma, ogni tanto ci sta. Poi martedì c'è ancora il webinar, giovedì non ci sarà più il webinar fino al 28 di ottobre, non ci sono, non voglio vedere un computer, non lo voglio proprio, anzi se trovo qualcuno col computer glielo butto a terra. Sto scherzando. Nel senso che è chiaro, sarò operativo, ma in modalità ridotta, perché logicamente sono un po' in vacanza, che ne ho assolutamente bisogno. Dopo questa avventura avuta adesso in Italia, sono tornato, non ho ancora la valigia, possiamo dire che sono stato svaligiato, come mi piace dire. La mia valigia è rimasta a Monaco. Adesso vediamo se arriva in questi giorni, sperando. Vabbè, se. Cioè, oltre a tutto ci voleva anche questa. Allora, partiamo euro-dollaro, euro-dollaro, che ha fatto una bella discesina. In questo caso io non metto assolutamente. Io da qui la vedrei rialzista la situazione, assolutamente la vedrei rialzista. Chiaro che qui, senza sapere niente, anzi andiamo proprio nel metodo ciclico che è ancora meglio. Così partiamo proprio dall'euro-dollaro, che è quello che ha messo, oltre all'euro-dollaro, anche l'euro-yen, ha messo un attimino a prova i conti più piccolini. Attenzione, parliamo di conti piccoli. I conti grandi, anche se hanno l'euro-dollaro in esposizione, continuano a macinare. Io parlavo prima con Monica, che è una ragazza, una signora che è poco che sta utilizzando i sistemi, e molto molto vispa dall'intendere subito quello che cerco di spiegare. Le ho dato delle informazioni che solitamente non do, ma perché sono interne. Io ho conti da 1000, da 3000, da 2000, da 5000, da 10000, da 20000 in su. Oltre a essere conti clienti, e anche un no, no, Giuseppe, poi ti rispondo. Sono anche conti miei, ho anche conti miei dello stesso valore. Però purtroppo, se io faccio un conto, per esempio, il conto di mio figlio che è partito più o meno 3 mesi fa, perché l'ho fatto a nome di mio figlio, più o meno vorrei dire 3 mesi fa. Esattamente, ve lo posso anche. No, vabbè, adesso col telefono lo cercare. Più o meno, diciamo 3 mesi fa. Può essere 3 mesi e mezzo, ma può essere anche 2 mesi o 2 mesi e mezzo, come più o meno 3 mesi. È partito con 1000 euro per avere una situazione di mercato da paragonare, omologa a quello che sta succedendo, giusto? Quel conto lì da 1000 adesso è a 2900, addirittura 2700, 800, se non lo vorrei guardare. Cosa vuol dire? Che quel conto lì partito 3 mesi fa ha avuto una sorta di mercato che l'ha portato ad avere dei guadagni abbastanza profittevoli, cioè è arrivato già ad avere una somma di denaro che questa fase di stress non gli dà fastidio, anzi continua ad operare perché il margine si mantiene sopra il 1000%. Chi è partito il mese scorso o 20 giorni fa si è beccato il vento contro, cioè questo è il problema della partenza a volte con i conti piccoli, tra virgolette. Io parlo di conti piccoli quando si parla conti sotto i 5K, già dai 3000 in su, dai 3000 ai 5000 in su, se ha dei conti abbastanza tranquilli continua ad operare. Quindi il fatturato, parliamo così, quello che sta immagazzinando adesso il sistema con i conti, diciamo, che stanno ancora operativi, magari, che ne so, 50 euro oggi, 10 euro oggi, 15 euro oggi, 20 euro oggi, tutta la settimana fa 150, 200 euro, sebbene l'euro-dollaro sta occupato. Quindi questo è quello che succede nei conti, diciamo, un po' piccolini.
Allora, no, non c'è da valutare. Allora, fai conto, Giuseppe, che se tu vai, vedi quello che hai già fatto lo sbaglio diverse volte, e io ti riprendo sempre, caro Peppino. Adesso ciao, forse si potrebbe valutare di aprire la 0,64. Cosa succede aprendo una 0,64 nel tuo conto? Facciamo un attimino una somma delle operazioni aperte. Allora, partiamo così. La scriviamo qui così ce l'abbiamo davanti e non occorre neanche andare a ricercarla. Dai, allora facciamo così, prendiamo una penna bianca. Allora, una 0,64. 0, 0, 1. Ci metto troppo a scrivere così. Facciamo così. Così sto prima. Allora, così si vede anche bene. Allora, prendiamo la penna. Anzi, no, qui si può scrivere così direttamente. Oh, allora, 0,01. Diamo un numerino un po' più grande. Ricordiamoci come funziona Paint. Com'era qui? Così? Non parte. Lo facciamo così. Mettiamo un altro numerino. Ecco, questa qui la cancelliamo. Deve essere un po' imbranato, comunque. Come si fa a cancellare? Torniamo indietro. Ah! Quando si è imbranati. Allora. Ah! La selezioniamo, abbiamo 0,01, 0,02, 0,04. Così ti rispondi, fai un attimino di allenamento, non solo tu, ma tanti, tanti che magari pensano che tutto questo sia un giochino. Ci si deve pensare prima a quello che accade nel conto. Questo è una 0,32, ok? Facciamo la somma di queste posizioni, quanto ne sale? Quanto esce l'operazione, la somma di queste operazioni? Allora abbiamo un 0,030, allora 0,01, 0,03, 0,07, 0,15, ok? 0,31 non è un 0,64, ma è un 0. Allora, 0,01, 0,03, 0,07, 0,15, 0,31, 31 e 32 sono 0,63, giusto? Ci siamo? Perché 0,85? Sono imbranato io? Allora 1, 3, 7, 15, 31, 31 e 32 sono 0,63. Ok, perfetto. Allora tu adesso vuoi aumentare, allora col margine diciamo un conto non troppo grande, 2-3 mila euro, oltre all'euro-dollaro magari avrà ancora qualcosina aperto, forse anche no, forse avrà anche il secondo basket, un attimino che... Adesso, Alessandro, adesso c'è il tempo, adesso sono in webinar, quindi logicamente non posso. Adesso c'è il webinar. Alle 18. Ok, benissimo, quindi 0,73. Se io adesso devo aprire un'operazione che è l'operazione numero 7, in questo caso sarebbe dal livello del robot sarebbe la numero 6, perché questa non viene contata, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa la conta come numero 0 nell'informatica, quindi 6, la numero 7 sarebbe una 0,64. Una 0,64 cosa importa nel conto? Ok, cosa porta nel conto? Che tu hai poi alla fine un'operazione da un lotto e 27, giusto? Un lotto e 27 cosa vuol dire? Ogni pips uguale, come si fa uguale? Uguale, un pips è 10 euro, mettiamo euro, dollari, quello che è. Vuol dire che se il mercato scende di 10 pips uguale, così facciamo proprio come
all'asilo, perché così, ma non perché per dirvi una cosa, ma così si capisce molto meglio, perché le cose elementari sono spiegate molto meglio se si vedono. Sono 100 euro, 10 pips, giusto? Metti il caso che l'euro dollaro crolla di 50 pips, ok? Poi vi do il risultato finale, che non è quello che vedete. È 500 euro, parliamo in soldi. Ma se il conto ha già aperto queste operazioni qui e queste operazioni qui danno un totale, lo mettiamo qui, a meno, che ne so, 500, per esempio. Adesso non lo so. Cosa vuol dire? Che tu hai queste meno 500, queste qui hanno perso 500 euro, giusto? Ma se questi 500 euro persi con 50 pips sono il risultato di queste, ok? Di queste due o di queste totali insieme. Cosa vuol dire? Che alla fine tu non stai perdendo soltanto i 500 euro, stai perdendo i 500 euro delle operazioni che hai aperto da qui, più i 500 euro che hai perso prima, è un totale, tot, di meno 1000, per farti l'esempio, ok? Adesso, se tu hai un conticino da 1000 euro, da 2000 euro, il conto da 1000 già è partito, non lo potessi fare. Un conto da 2000, magari ancora lì, però cosa va? Stai rischiando? Perché stai rischiando? Poi c'è un altro aspetto che dalla parte cliente, diciamo, non viene visto. Mettendola a 0,64, tu automaticamente hai il margine ancora più sotto. Arrivi ad avere il margine sotto il 1000. Già ce l'hai forse sotto il 1000. Se tu metti un'operazione che è più grande, lo riduci ancora, non avrai mai più l'operatività sopra i 1000. Questa sopra i 1000 va ad attivare se in caso non solo dell'euro-dollaro ci sono altre operazioni che si liberano. Automaticamente si aumenta di margine liberando da altre operazioni, anche piccoline. Più margine liberi, meglio è. Quindi non è assolutamente consigliabile avere la 0,64. Se il conto ha già sopra il 1000% di margine, te ne freghi della 0,64, ma continui a lavorare con le altre coppie. Ok? Questo di nuovo è il punto dove io dico il conto, tra virgolette, piccolino. Il conto piccolino è questo. Vedi? Allora cosa vuoi fare ancora, Giuseppe? Con un margine così. Tieni tranquillo, perché c'è anche il CAD Yen che ha fatto la sua salita. E non voleva fermarsi, non si è fermato. C'è stato l'USD Yen che si è fermato, è sceso ieri, oggi è tornato su. Magari la mia prospettiva per la giornata di oggi è che si ritorna sui massimi. Ok? Già che si è salito stanotte l'euro-dollaro, mi sembra un po' strano, ma secondo me ritornerà su l'euro-dollaro e anche l'USD Yen scenderà. Ok? Comunque, per la situazione 0,64 è sconsigliata per i conti piccolini. Va bene? Ok, quindi ti sei anche già risposto. Perfetto. Qui c'è un pivot da andare a prendere. Sì, hai ragione, c'è un pivot da andare a prendere. Allora, io non voglio dire che il ciclo 2 adesso diventa ribassista, perché alla fine, se noi andiamo a vedere nell'H4, abbiamo un ciclo 1 o quello che è partito qui, che ancora non lo sappiamo, piccolino, diventato ribassista. Allora, il prezzo però ha superato la media 48 e quindi io, siccome non so dove sono, come lo dico sempre, faccio partire da qui un ciclo 1. Ok? Se è partito da qui un ciclo 1, potrebbe essere questa la ripartenza e quindi avere qui un ciclo 1 in partenza qui, o anzi uno prima, che è il minimo della campana gaussiana, vedete? E questo qui essere il ciclo 1 e questo è il ciclo 2 con nuovo massimo, però poi diventa un 2 ribassista. Siccome è ancora la campana rialzista e c'è il pivot qui da prendere, io direi che sarebbe più intelligente andare a vedere una situazione del genere in questo caso. Poi non so se è veritiera, non so, non voglio andarla a cercare a mio favore, cioè andare a mettere un vento a mio favore perché mi piacerebbe vedere l'euro-dollaro salire. No, io sono long, ma sono long, ho chiuso ieri dei long e sono long di nuovo da oggi, adesso un po' in perdita, però va bene. Una Y, sono long più o meno da questa zona qui. Questo qui dovrebbe essere un ciclo 1. Allora, se questo qui è un ciclo 1,
e andiamo a vedere la situazione dal punto di vista ciclico. Oppa, che brutto, lo mettiamo di un altro colore, mettiamolo, va bene, anche giallo. Ok, siamo qui. Il 50% è sopra il pivot, quindi potrebbe essere adesso che il ciclo 1, che ancora ha un movimento di 26-27 candele, potrebbe incominciare a salire. Per prosperare una salita, si fa un Fibonacci da qui al minimo che adesso vedo. Se il prezzo mi ritorna sopra il 50%, da qui in poi è long. Quindi non ho fatto altro che poter andare ad analizzare la situazione del mercato mettendomi davanti la situazione di un ordine segnale, ordine pendente, alla soglia di 1,1605, che è una bella soglia perché già ritornando sopra l'1,16 nella giornata di questa sera potrebbe incominciare a fare la salita. Adesso ditemi voi, se il prezzo mi va a finire sul pivot, devo declarare un ciclo 1 ribassista? O posso ancora pensare che il ciclo 1 mi aspetto dopo il ciclo 1 un ciclo 2 che mi faccia un nuovo massimo? Secondo me può fare ancora un nuovo massimo. Avere adesso l'idea di scendere veloce per poi ripartire. Quindi anche questa è una situazione. Guardate la discesa di ieri sul pivot. Ha toccato il pivot e da qui poi è ripartito con forza andando a fare una salita. La giornata di ieri ha chiuso qui praticamente 60 pips. Quindi se adesso mi ritorna qui, mi sale di nuovo di 60 pips, guardate dove va a finire, sopra. Quindi non è detto che deve scendere. Per fare l'operatività poi più stretta sul minuto, è chiaro che io sempre dico che quando ho il minuto e devo farmi un'operazione, devo stare attento perché logicamente sto guardando altre cose, sto guardando un time frame che potrebbe pagare 10, 15 pips, 7, 8 pips. Quindi l'entrata non ha niente a che vedere con un andamento di trend, è un andamento di percussione speculativa, cioè veramente io entro, batto sul tamburo, prendo il primo colpo e poi me ne esco. Ok? Ieri non lo so perché ieri non ho guardato, sai Giuseppe, non ero al computer, non guardavo ieri, non ho guardato cosa ho fatto ieri, se fino al 14, 15 è sceso e poi è salito. Adesso sono già le 17. Ok, bene. Non vado a seguire. Vedete, adesso praticamente si sta incanalando in una situazione di breakout ribassisti, tipo questo, un breakout cercava di salire, è sceso, questo e poi è crollato di nuovo, cerca di salire e proprio lo vediamo da qui il movimento, poi seguendo tutta la giornata sul minuto, è facile fare trading al grafico fatto, però nel momento che ti fai l'operazione devi sapertela chiudere e girarti, perché vedi questa espansione qui, il trader, quello che ha l'occhio, vede che il 50% deriva da una distribuzione ribassista e il crollo continua. Ok? Poi vede questo crollo qui, si prende a casa 5-6 pips, quello che costringe i trader a non fare più il trading intraday, perché purtroppo ti costringe a fare pochi pips. Adesso ha rotto questo minimo qui. Se il prezzo mi ritorna qui in alto, è un long, perché ritornerei in una partenza di una campana gaussiana nuova. Quindi cosa devo adesso andare a preferire, i long o gli short? Questa è l'idea del trading. Devo andare a preferire un long su una situazione ribassista perché sono un trader anti-trend. Ok? Però andare adesso a dire, ok, mi ha fatto questo breakout, dovrebbe accelerare. Andiamo a vedere la situazione sotto un'altra ottica. Togliamo il Fibonacci, che non ci interessa per il momento. Andiamo a vedere questa situazione da questo minimo qui. Guardate, il breakout di questo minimo qui, se notate, è stato un breakout netto. L'analisi delle candele, la price action, o comunque l'analisi delle candle, delle candele, adesso non mi ricordo come si chiama, candlestick, ok? Se vai a vedere questo, quando ha rotto questo minimo qui, ha accelerato subito. Adesso prendiamo un'altra trend line, cerchiamo di metterle dritte queste trend line, ho perso la mano in questi giorni. Eccola qui. Andiamo a vedere questa zona qui. Cos'è successo qui? Guardate, ha rotto e non ha ancora accelerato. Bene, è un segno positivo, perché rompendo qui accelera, mi vai sopra questo massimo, mi dai l'idea che da qui dovrei ripartire, invece no, ritorni giù,
fai dei minimi decrescenti e riparti. Allora io mi devo aspettare su queste zone qui dei minimi crescenti. Adesso ho un minimo e un minimo decrescente, quindi non ho ancora un punto dove appoggiare il mio piedino per salire. Però se io vado a fare che adesso mi sale, mi scende, chi è questo? Sale qui. Se adesso sale e mi fai così, per esempio, e poi sali ancora, io ho un minimo crescente, giusto? Ed è favorevole alla mia salita sul breakout di questo massimo, la salita. Ok? Quindi il trader deve essere pronto ad analizzare il grafico per colpire nel momento giusto. Ma se non mi fai questo, cosa fai? Devo andare short? Io non lo farei. Quindi il problema è adesso degli ordini pendenti, per esempio. Se adesso io mi metto un ordine pendente qui, devo calcolare una cosa che io non ho mai detto, devo calcolare più o meno ciò, una mezz'ora di tempo, ok? Gli do un po' di tempo in più, gli do 40 minuti. Allora metto il tempo dell'ordine pendente, vediamo se riesco a farmi un'idea di ordine pendente, scadenza. Vedete, potete mettere anche l'orario, il giorno 14, l'orario. Mi mettete a 40 minuti di scadenza, perché se non fa questo gioco che vi ho detto di salire e scendere, allora non ha senso farlo. Se adesso lo metto così libero e tra 2 ore mi apre, perché piano piano è risalito qui, mi apre alle 7-8 di sera un'operazione e poi rimane lì a galleggiare. E non è bello, giusto? Ci siamo? Mi state seguendo? Peppino? Perfetto. Grazie. Ma chi è che mi sta scrivendo? Allora, tornando sempre a questo discorso qui, è importante per il trader intraday controllare anche i minimi, i massimi decrescenti nel mettere una trend line banalissima, che è trend line analisi tecnica. Certo che io devo mantenere l'idea di restare sopra questa trend line. È una linea di regressione, quindi prezzo che rimane sotto, prezzo che va a finire sopra. Ok? Per il trading intraday. Quindi se adesso mi rompe questo massimo qui, io devo fare il long. No, non lo posso fare, perché siamo ancora in un arco di tempo dove non ho l'idea. Certo, se entro qui, adesso ritorna, salta la mente del trader che purtroppo si ingabbia. Io ho scoperto anche in questi giorni qui, dove ho fatto un'assenza, tanti di voi lo sanno, sono dovuto andare in Italia velocissimo 5 giorni. Con voli, io ho fatto il giro del mondo per arrivare, tra tamponi e tutto il resto, per un'emergenza, diciamo, per accudire un attimino la mia mamma che c'ha una certa età. Ok? Quindi ho anche riscoperto il no trading, di non fare trading. Avevo delle operazioni, a un certo punto mi sono anche ricordato per esempio, il conto del copy trading. Me lo sono totalmente scordato, cioè non l'ho neanche guardato. Ieri ho guardato, ho chiuso delle operazioni. Quindi lasciarlo fermo il conto e lasciare le operazioni che cavalcano da sole a volte ha senso. Se poi rimani davanti al grafico, quello che è successo a Peppe diverse volte, ti viene la voglia o la fregola, chiamiamola così, la non prudenza, la pressa di dover aprire un'altra operazione perché vedi che quell'operazione lì sta perdendo 50 euro e tu non vuoi chiudere la giornata con un'operazione aperta di 50 euro, anzi no. La vorresti chiudere con un'altra operazione, guadagnando non soltanto con un'operazione, ma anche con la seconda. Quindi entri nel circolo vizioso di dire: ok, ne ho aperta uno, con quella guadagno coprendo la perdita della prima, ma se anche la prima mi guadagno, guadagno il doppio, le lascio correre, poi chiudo la giornata che è una catastrofe. E questo ti viene
Dopo 2 o 3 giorni guardo il grafico e dici: ah, cavolo, ma se io le lasciavo correre una sola, adesso avevo il mio conto ancora bello, avrei guadagnato lo stesso 200-300 euro. Ok? Questo era il problema di tanti. Io me ne sono accorto adesso, diciamo, con l'impatto generale, perché non avevo la testa, quindi ho lasciato correre tutto quello che c'era da correre. Addirittura mi ero dimenticato il conto copy trading e così. Ok? Quindi questo è il problema generale di tutti, ma lo sanno anche i broker, ma lo sanno anche i provider di liquidità, ma lo sanno. Perché è un business talmente grande, questo del trading? Perché è diventato così forte il trading, che nascono i broker, crescono i broker? Credetemi, io parlando l'altro giorno con Alessandro, facendo una statistica di tutti i conti, potrei aprire un broker a nome mio. Ho la quantità di conti per aprire un broker, assolutamente, ma non avrei neanche la voglia di farlo, ma volendo potrei farlo. Ma qual è il broker? Un broker serio, errante, guadagna sulle transazioni di spread e tutto il resto. Però ci sono anche dei broker che dicono: sai, questo è nuovo, novellino, lo metto come conto virtuale. Questi sono conti reali, lo vediamo dalla connessione verde-grigia, quando è rossa e blu è virtuale, diciamo. Poi ci sono anche dei trucchi per non farvi vedere queste cose, ma se io ho un conto virtuale da uno che è appena entrato, che ha messo 1000 euro, magari anche la fortuna che con questi 1000 euro ne guadagna 2000, 3000, ma prima o poi si brucia il conto e quei 1000 euro lì me li metto in tasca. Questo è lo scopo, non è lo scopo, ma è tanto, tanti broker fanno così, quelli che non hanno il provider di liquidità. Certo, i conti del robot no, perché logicamente stanno una statistica che guadagnano, ma cosa vuol dire questo? Perché questo business è così evoluto, così grande? Perché il trading è una cosa che fa gola, appetitosa a tutti, ma la maggior parte, il 90-95%, io direi il 95% dei trader sono perdenti a mercato? Perché? Perché non hai la pazienza di aspettare, perché fai il peppe che non ha tempo di aspettare, che dopo 1 o 2 settimane si rende conto che se aveva fatto una situazione tranquilla, size tranquille, o meglio ancora, un'operazione mi va male, ci dormo sopra, vado a pescare, faccio qualche altra cosa, perdo 2 o 3 giorni di tempo, ma non perdo soldi. Ok? Hai comunque la soddisfazione di guardare il conto che con i numerini che si muovono, però si muovono in un regime di margine alto, quindi non hai il problema che il conto si brucia, a meno che veramente ti arriva una sfortuna che da 1,15 l'euro dollaro non torna più sopra 1,15 e ti ritorna a 1,10. Allora questo va bene, è un caso particolare, ma solitamente, statisticamente, l'euro dollaro è in lateralità del 75% annuo, quindi vuol dire che in ogni caso, prima di scendere ancora, dovrà fare un ritracciamento per entrare nella lateralità. Ok? Comfort zone, la zona di comfort, come io l'ho chiamata, l'ho proclamata sempre, ok? Adesso non ce l'ho qui, dovremmo andare a rivedere nei grafici vecchi tutto il resto, però mi pare che era 1,14, se non sbaglio, 1,16, quindi siamo comunque di 1,16, 1,14, quindi adesso siamo 1,15,85, siamo più o meno 1,16, pips più, pips meno, ok? Quindi in ogni caso, quando uno fa trading, se lo fai sul minuto, non solo te, per me, se fate trading sul minuto e si entra in una zona dove si ha dell'idea di entrare, o la faccio scoperta, ma guardate quanti pips sono 10 pips, al limite mi posso mettere veramente lo stop loss a 10 pips. In una giornata mi va male, una mi va bene. Solitamente, se le faccio strategicamente, le operazioni mi vanno bene, quindi non ho perso tempo, non ho perso soldi, ho perso tempo. Guardate il copy trading. Ok? Bene, andiamo avanti. Euro dollaro l'abbiamo visto, H1 adesso continua a scendere, quindi l'unica cosa che mi resta da fare è sempre aggiornare i Fibonacci sui minimi e controllare la situazione per entrare long. Sull'H4, siccome abbiamo una situazione un po' strana, perché questo potrebbe essere un 1 ribassista, fermo qui, non si capisce bene, oppure è partito qui, questo diventa un 1 ribassista, un 2 ribassista con un pattern 4S, questo è un 3 che fa quello che vuole e poi continua a scendere. Però notate la cosa che impone la zona rialzista, è questa campana gaussiana. Se io vado a vedere a ridosso, ritorno indietro, vado a vedere tutte le volte che la campana anche è rimasta bassa, ma è ripartita. Vediamo qui magari. Ok, un caso particolare, perché poi alla fine qui torna su, lo vediamo in questa zona qui,
torna giù, però poi ritorna su. Quanti giorni avrà perso? Vedi tu, da qui che è l'8 giugno, il 24 giugno al 28 luglio, ok? Ho perso del tempo, ma non ho perso soldi. Se avevo delle sites tranquille, adesso non sono andato neanche a vedere bene, però ad occhio così, eh? Questo è un caso particolare. Però se vado a vedere nella normalità, vedi che poi è tornato ancora su, quindi alla fine si sarebbe anche salvata l'operazione. Qui poi, se tu entri, continui a buttare operazioni, 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 sono 200 pips, non so se il conto piccolino stiene. Andiamo a vedere un caso un po'. Vedete, per esempio, qui una situazione molto normale dove una campana gaussiana a parte su questo segnale qui ciclico, oltre ai segnali dei cicli, io guardo la distribuzione e vado a vedere qui, qui è partito. Trend rialzista. Qui vado a fare solo long. Ok? Andiamo a vederne un'altra, così vediamo se magari prevalgono i segnali sbagliati o quelli giusti, senza guardare quelli short. Guardate qui. Qui parte una situazione rialzista, ok? Bene, qui la posso anche valutare, guardate. Incomincia la situazione rialzista, vedete che poi ritorna, e questo è il caso di lateralità. Quando mi ritorna qui, e poi devo aspettare che mi ritorni in negativo di nuovo? No, perché se mi rompe questo minimo devo chiudermi e girarmi. Ok? Al limite. Poi, andiamo avanti. Vediamo se ne troviamo un'altra. Eccola qui. Qui parte situazione che tiene una discesa ribassista, ma poi mi ritorna nella zona di nuovo qui. Poi di nuovo, se mi riscende di nuovo, mi devo stoppare oppure aspetto. Ma se ho fatto un'operazione qui pesantissima da due lotti, 230 pips sono 4.000 euro. Ok? Non tiene. Ok? Tutta questione di size. Poi guardiamo un grafico a 4 ore. Ritorniamo noi. In questa situazione qui, l'euro-dollaro, vedete, non ha tenuto quello che vi sto dicendo, non ha ancora tenuto, quindi si aspetta ancora, non si può, sono i minimi decrescenti, guardate, questo minimo qui è un minimo decrescente, aspettiamo ancora. 17,37, se adesso il prezzo mi ritorna qui sopra, non posso fare niente, non lo posso fare neanche qui, perché potrebbe continuare la fase del canale ribassista. Ok? Bene, quindi euro-dollaro l'abbiamo visto dal punto di vista della candela daily, l'andiamo a vedere sull'Outlook Weekly, che è un po' più particolare la situazione. Allora, andiamo a vedere qui il canale. Se vi ricordate, potrebbe arrivare addirittura a toccare questa zona. Bene, si è fermato qui. Mi parte con una super candela, una bella candela ieri. Mi ha fatto questa bella candela ieri rialzista, andando a rompere dei punti che sono zone di pullback, che sarebbero queste zone qui, zone di pullback. Allora me le vado a segnare. La mettiamo nera, mettiamo bella fina. È una zona di pullback, questo vuol dire tanto. Proprio anche l'orario è ancora buono, perché dici, ok, tu mi hai fatto, beh, tanto fina non si vede, la mettiamo un attimo più grossa. Tu mi hai fatto adesso la giornata ribassista da qui, mi hai fatto 40 pips, giusto? Giusto o no? Bene. Allora, tu mi hai fatto questa giornata ribassista fino a qui. Cosa sto aspettando ancora io? L'unica cosa che potrebbe ancora fermare è l'effetto che io lo chiamo sempre, lo dico sempre, l'effetto del piercing, quindi il 50% della candela da cui io sono partito. Vediamo se riesco a fare così, che è meglio. Lo vado a copiare. Quindi la pazienza di aspettare, guardate, il 50%. Allora, guardate quanto dista il 50% di questa candela. Allora, io dovrei avere una candela di 60 pips. Se mi arriva qui, da qui, senza stare neanche al computer, senza neanche dover aspettare o mettere tempo all'ordine pendente, questo è un ordine long. Da questa zona qui è un ordine long. Però se lo faccio, un attimo, se lo faccio con il buon senso, non vado a sparare 5 lotti o cose del genere. Lo faccio tranquillo, in base al capitale del mio conto.
Un attimo che scrivo, perché poi io non posso sentirmi con tutti. Purtroppo non mi posso sentire sempre con tutti. Dai, mi scrivete Paolo, se 5 minuti ci sentiamo. Io non posso sentirmi con tutti, e neanche quando mi scrivete buongiorno Paolo e aspettate che una risposta che vi do, dico qualcosa. Non so dove va a finire il mercato. Se avete un conto piccolino, essere quando io mi sento con voi per il robot e vi dico ragazzi, c'è questo e questo, arriva. Non è che vi dico vai sicuro, ordinati subito la macchina nuova, ti dico guarda che c'è il rischio, il conticino è quello che è. Anzi, vedo che è stata, tanti l'hanno capito, tanti hanno il conto di 3, 4, 5 mila, ma non è che vogliono adesso esagerare con il robot, sono contenti con il conto da 3, 5, 6, 7 mila euro e sono contenti, no? Adesso chiedo così nel gruppo a chi ha il conto abbastanza sostanzioso, così a caso, Cinzia, Oishi, Roberto, cioè. Sì, va bene, è un attimino in difficoltà la situazione, non in difficoltà, è un po' occupato i conti che avete, ma essendo conti un attimino un po' più grandi, anche se il CAD yen ha fatto veramente una salita abbastanza, diciamo, un po' lunghetta, diciamo, però c'è ancora un attimo di tranquillità o siete in ansia? No, siete tranquilli, perché alla fine avete visto diversi mesi adesso. Riaccumulando tutti ogni mese 3, 4, 5, 6, 700, 800 euro, 3, 4, 5, 6, 7, 800 euro. Per conto, i conti si sono ingrassati, come mi piace dire. Se poi qualcuno mi ha capito sbagliato e ogni mese ritira i 150, 200 euro dei guadagni che ha fatto sul conto da 1000 e si trova sempre col conto da 1000, ragazzi, io non posso farci niente, più di consigliarvi non posso fare. Inutile che adesso alle 17:43 Paolo e 5 minuti ti devo chiedere due cose. Non ci sta. Non ci sta, su 1400 conti saremo non so quanti clienti, perché tanti hanno anche 5, 6, 7, 8 conti, però non posso sentirmi con tutti. Ok, poi torniamo a noi. L'idea dell'euro-dollaro si sta fermando su una zona di pullback. Questa è un'altra cosa che potrebbe essere interessante, prendere questo minimo qui e passarlo su questa zona qui. Quindi questa è una trend line irregolare che diventa nuovamente, che cosa diventa questa qui, Peppe? Perché io ancora da tutto quello che del tuo operato, dal modus operandi che è assolutamente sbagliato, però come persona vedo in te ancora come dire, no? È peso per lusingarti o indurti a fare nuovamente trading o a continuare a fare trading, assolutamente no. Io quando ho incominciato ero disperatissimo perché non avevo più voglia di vedere la gente. Per non vedere gente, per non vedere contatti, mi sono chiuso in casa e ho pensato che con il trading fosse così facile, perché alla fine ti illudi che sia così facile. E quindi ci sono passato prima di voi a bruciare conti, a bruciare conti, a bruciare conti, e a un certo punto dicevo, cavolo, ma tutto quello che avevi messo da parte, delle attività che avevo venduto, una gran parte, più del 50, 60, 70% di capitale l'avevo già buttato nel trading. In mano a gente che non conoscevo, a broker che non conoscevo, cioè, ma cosa stai facendo? Ok? Cosa stai facendo? Poi mi sono reso conto che devo cambiare. Però quindi capisco quando si avvicina un Peppe per fare l'esempio, o un Francesco che adesso sta facendo una pausa di riflessione, che si tratta di capitali veramente minimi da quello, al confronto di quello che ho perso io, che vedo una luce alla fine del tunnel, perché alla fine anch'io sono partito così, sono partito con la macchina, ero disperato, avevo la macchina tutta distrutta, dovevo cambiarla e ero in situazioni un po' disperate, diciamo. Adesso sono cambiate le situazioni, perché sono cambiato io? Perché ho capito
Ho capito. Aspetta un attimo, che scrivo quando può, e ripeto. Scrivimi che è meglio. Ok, quindi l'unica cosa, ti devi dare uno schiaffo, ma proprio di quelli che ha da solo, riuscire a dare uno schiaffo da solo, ma non per finta, proprio vai al bagno, ti guardi allo specchio e bam, uno schiaffone di quelli che te lo darebbe un altro. Questo qui ti dovrebbe svegliare, dire cavolo, ah, questo l'ho sentito veramente. Allora sì, ma non per scherzo, devi farlo veramente. Perché lo dici, cavolo, adesso sì, mi sono svegliato. Perché devo essere così cretino a fare quello che non devo fare? Ok? Perché alla fine sbattere la testa contro il muro non serve a niente. Ti devi soltanto risvegliare e dire, cavolo, sono veramente un cocuzzo. Ok? Perché alla fine è così. Perché alla fine il gioco del trading, che poi è un giochetto, perché è bello da vedere, sono candele rosse, nere, verdi, grigie, bianche, linee, tratta, è bello, è il lavoro più bello che esiste. Il lavoro più bello che esiste. Ci saranno lavori più belli ancora, la rockstar, l'attore, che ne so io, ma siccome non siamo rockstar, non siamo attori, prendiamoci questo lavoro qui che è nelle nostre mani, riusciamo a farlo. Però se lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare con il buon senso. Quando io ho fatto il mio blog nel 2013, c'è scritto trading. Cosa c'è scritto? Adesso me lo vado a vedere che non ogni volta me lo fare trading con buon senso. Cosa ho scritto? Adesso non me lo ricordo più. È rimasto, questo è uno slogan che me lo porto avanti. Anzi, ho anche sistemato la situazione del MP, trattino agenda, come funziona adesso. Okay? Non è più né blog, funziona veramente il sito adesso. Spunti operativi e strategie per chi fa trading con buon senso. Che fa trading? Questo ve l'ho fatta nel 2013. Perché se non fai buon senso, ragazzi, vai a buttare soldi e basta. Che io sono contento perché se qualcuno li perde, qualcuno li guadagna. E se io sono quello che li guadagna, vi ringrazio. Ok? Che poi ogni tanto li perdo anch'io, non è sempre. Ok? Ah. Ok. Perché questa definizione di chiamarlo bot? Non è un bot. Ok, quindi capite? Andiamo avanti. Polemiche oggi, Paolo. Ok, guardate, situazione che sta cambiando. E ogni volta che io faccio il webinar, chissà perché, ma è così. Sembra un po' che Paolo se la vada a cercare dal punto di vista che sa che è. Un attimo che vi mando il contatto. Ok. Perfetto. Situazione che uno direbbe, ok, allora io posso già andare long qui perché sopra la media 48? No, carissimo, carissima, questo qui, se non sai dove sei, se non sai che musica è, questo è jazz, come l'abbiamo detto l'altro giorno, se non sai dove sei, è il ciclo 1. Quindi ancora devo aspettare una fase temporale oppure un pattern 4S che sia però in prospettiva di movimento ciclico rialzista, quindi una M ciclica per esempio così, oppure un movimento ciclico del genere, sale così, scende, sale così, e allora posso andare su questo breakout perché la campana grossa deve partire, rimango sopra la 48, rimango sopra la 12. Quindi ho aspettato forse 20 minuti per fare il trade, poi me lo faccio qui in alto. La giornata si racchiude in una contrattazione. Immaginatevi, cioè, pensa questo, pensa adesso Giuseppe o tutti quelli che mi state ascoltando, pensate se io so per esempio ISCI da quello che ho capito, poi forse anche mi sbaglio,
è una persona alla postura da trader un po', diciamo, diversa, analoga a tanti altri trader. Sa benissimo che a volte è meglio non fare trading e aspetta la giornata. Hai aspettato fino alle 17:50. Adesso, caro Ishi, potresti fare un bel long, ok? Perché? Perché hai aspettato tutta la giornata che decidessero di scendere per poi andare a recuperare sopra questi massimi, perché non è sceso come una cascata che scende, no, è sceso 40 pips, ma adesso zac, se ne torna su. Questi 40 pips se li rimangia subito, perché la giornata si andrà a chiudere sopra i massimi, probabilmente. Se non lo fa, e poi non lo deve fare, magari ritorna solo fino a qui, ma chi se ne frega, tu hai fatto il long dal minimo di oggi, dal minimo intraday. Perché il minimo intraday della giornata di oggi, se io vado a vedere mettendo i separatori liberi, qual è il minimo di oggi? Questo qui. Si è entrato nel minimo assoluto. Si è entrato come un furbone, dal punto più esatto dove puoi entrare. Perché se entri qui puoi anche avere lo stop loss di 18 pips. Attenzione, ho detto di non fare long adesso. Vedi? Già hai capito metà di non fare long adesso sul minuto. Non ho detto di fare un long di posizione. Due cose differenti, il long di posizione e il long sul minuto. Allora, però torniamo noi, è giusto, giusto quello che hai detto, perché mi porti a dirti un'altra cosa. Allora, io vado a fare un long di minuto sulla soglia dei, vedi che ritorna tutto? 1,15, vediamo quant'è, più o meno 1,15,92, 93, ok? Diciamo 1,15,93. Vado sull'H1 e mi metto questo affare qui. Lo metto qui, lo sposto un attimino più in qua e gli do la cifra 1,15,93. Voglio vedere dove mi va a finire. 1,15,93, guardando sul minuto dove sono. Sono tanto lontano da dove sono adesso? Avete capito? E poi guarda dove sei. Togliamo questo Fibonacci qui, guarda dove sei se entri lì. Guarda dove sei. Sei sopra il 38,2, zona di supporto relativa al trend principale, in questo caso un trend di breve termine perché siamo sull'H1, ha fatto questa salita, mi fai il ritracciamento, prendi il ritracciamento di ieri per esempio. Se io prendo questo Fibonacci qui e lo riporto al massimo di ieri o al massimo di oggi, vedi che ha fatto un ritracciamento minimo e poi è ripartito veloce? Non era da fare, non si poteva fare questo long su questo breakout. Infatti, io non l'ho fatto. Però adesso sì, ho un ritracciamento abbastanza che mi è sceso di 38 pips. Se mi ritorni qui sopra questa zona, sono allineato con questa cosa. Cioè, io non è che mi metto a fare un webinar per fare il figo, dirà guarda Paolo ha fatto questo, ha fatto quello. Assolutamente no, perché non sto facendo trading. Ho no? Un trading, un long aperto in perdita di 14 pips, okay? Da un lotto 140 euro. Ne ho guadagnati ieri abbastanza, me lo posso permettere, però non vado adesso a spingere ancora. Sono 14 pips, ragazzi. Se io adesso da qui vado a calcolare che se mi torna qui in alto, io sono già in positivo, poco più in alto, vedi? Quindi entro la giornata di oggi posso andarmi a chiudere anche con più 100 euro, 150 euro, ho fatto la giornata. Adesso per esempio non si può entrare, sta chiudendo, sta mettendo un mezzo ciclo. Qui devo capire soltanto se questo minimo qui diventa un minimo assoluto e il prossimo minimo di chiusura ciclo è un minimo crescente. Se non mi vai più qui sotto, qui puoi fare solo minimi crescenti. Va bene? Quindi è inutile che io adesso vado a vedere tutti i grafici possibili, però voglio andare a vedere con voi una cosa bella. DAX lasciamolo stare, che io ho due operazioni, le ho lasciate ferme perché non avevo neanche il tempo di seguirle. Non ho chiuso 3-4 in positivo, adesso lascio correre quelle. Io voglio vedere, no, lo guardiamo qui perché è molto più semplice guardarlo qui. Un componente di relativo per fare il long sull'euro dollaro. È il dollaro yen, anche se non sempre, però è una bella situazione perché il dollaro yen, vedete, ha fatto il suo segnale short di metodo fascia qui. Guardate, c'è tutto qui. Vediamo se Paolo oggi ne spunta con l'aver ragione o il torto, non lo so. Guardate, il dollaro yen, dal punto di vista di campana gaussiana, che
è questo il massimo, quindi la lunetta che noi vediamo è praticamente questa qui, la zona del Gauss. Quindi questo, doppio massimo di Gauss. Comunque questo è il massimo di Gauss. Qui sopra non ci devo andare, giusto? Devo incominciare a chiudere qualcosa, a scendere con la campana gaussiana gialla. E quindi cosa faccio? Posso vedere anche sull'H4. Come siamo? Ah, ma l'H4 già ieri ha dato il segnale short. Io ieri ho fatto degli short sul dollaro yen, ragazzi, due che ne avevo aperti, contentissimo, non devo fare altro. Perché sul 4 ore, sebbene la campana gaussiana, che è quella gialla, la vedo chiusa, forse in questa zona qui, o forse sta salendo ancora da qui, sta cercando di fare un nuovo massimo. Siamo comunque con un segnale short. Che è questo, quindi siamo qui, in questa zona qui. Esattamente. Quindi qui, cos'è? Ho inventato qualcosa? O Paolo, ma perché non vendi i segnali? Che ogni tanto mi arriva sempre qualcuno, ma Paolo, stavo cercando qualcuno che mi vende i segnali. Io non vendo i segnali, questo è un segnale di trading. Non c'è niente da fare, 1, 13 e 24, se torni lì sotto, non ti devi fermare. Va bene? Questo del dollaro yen, già che anche tu dici, lo stai tradando ogni tanto. Bello? Lo tieni? Sono trading di posizione questi. Si entra, si esce, si entra, si esce, si entra, si esce. Perché non lo puoi tenere, entrare come ieri sono entrato, sono sceso, sono uscito. Perché non lo puoi entrare adesso e magari poi scende fino a qui, lo tieni, ah, voglio guadagnare fino a qui. Non lo sai, guardate, questa è stata una cosa, un'impennata bella, ok? Sui 4 ore. Però vedi la discesa, per esempio, poi si è frenata e è tornata su. Sono 100 pips. Prendi quello che ti dà il mercato, porta a casa. Guardate il minuto, anche se lo guardiamo qui. Noi andiamo sopra questo massimo qui, che è 1,1593. Ci stiamo arrivando o no? Quindi tornando a noi, così abbiamo chiuso un paio di volte. Vedi, è chiuso un paio di volte. Ma perché di chiudi un paio di volte il dollaro yen? Anch'io l'ho chiuso un paio di volte. Poi basta, poi mi sono fermato perché domani si riguarda, si rivaluta. Il fare trading è una questione di avere veramente la pazienza. Ti devi non organizzare. Devi pensare che il tempo che stai perdendo a stare davanti al monitor a guardare i grafici è solo tempo perso. Hai fatto, basta. Se ti va bene una giornata che entri e chiudi bene subito, ciao, a domani. Se invece entri e ti va male e hai il conto che può permetterselo, chiaro che se entri con 8, 10, 15, 20 lotti è un po' difficile, ma se ti entri con 1, 2 lotti su un conto da 5, 6, 7, 8, 10 mila euro, le lasci correre, anche se oggi non va bene, domani rivaluti. Domani è un'altra giornata, magari domani ti va subito bene perché hai già recuperato entro la notte, oppure domani puoi fare un'operazione di recupero, per esempio. Ok? Difficile fare trading con 5, 6, 7, 8 lotti e poi andare via. Questo è chiaro. Non puoi andare al bar e lasciare l'operazione lì aperta. Ok, torniamo noi. 1,1593, l'abbiamo visto sull'H1. Eccola qui. Quindi adesso, per esempio, l'euro-dollaro dà un'idea di trading rialzista, perché considerando che se fosse partito qui il ciclo 1, sarebbe finito qui, questo sarebbe il ciclo 2 diventato ribassista. Ma allora un ciclo 2 ribassista non mi dovrebbe fare comunque così anche prima di scendere ancora. Quindi se questo è il mezzo ciclo del ciclo 2, in ogni caso questa è la terza gamba, quindi in ogni caso è una situazione rialzista. Ma io noto che la terza gamba dovrebbe ripartire. Quindi in base a come poi si sposta questo movimento qui, da qui in poi posso capire che questo era il ciclo 1 e questo è il ciclo 2, mi deve fare un nuovo massimo. Quindi in ogni caso io sono dalla parte giusta perché ho scelto di prendere la terza gamba del ciclo 2, se questo è il ciclo 2, in ogni caso è una situazione rialzista. Quindi mi dovrò fermare da qui a qui, sono 40 pips a 20 pips, quindi nel 50% di questa ultima distribuzione. Se poi invece ho ragione, posso seguire la situazione del ciclo 1 che comunque non è terminata. Va bene? Ok, daily è riuscito a tornare nella zona croce, quindi la zona dove la candela decide: ok, non voglio chiudere ribassista, perché se chiudo ribassista, ahimè, è una pin bar, domani crollo di nuovo. Cerco di tornare nella zona perché comunque qui in alto si sono sviluppati in questa candela qui. Questa candela di 40 pips ha accumulato
Che secondo voi che cosa ha accumulato qui dentro, in questa candela qui? Cosa si è accumulato? Situazione rialzista o ribassista? Si sono accumulate ordini long o short? Secondo voi qui sopra, poco sopra, sotto il minimo, poco sotto il massimo, si sono accumulate posizioni long o short? Ci sono degli ordini pendenti long, perché qui sopra non si deve sbagliare. Come poi qui sotto ci sono degli ordini pendenti short. Quindi se crolla, crolla ancora. Se invece torna su, torna su. Quindi questa candela qui di contrattazione di 40 pips ha accumulato probabilmente più operatività long. In questo caso gli short potrebbero avvenire alle ore 18-19, ma siamo già alle 18-19. Allora adesso potrebbe avvenire una situazione rialzista, perché l'accumulo di 40 pips è già stato. Torniamo indietro, visto che abbiamo l'euro-dollaro e tutta la giornata davanti al grafico a guardare queste candele, ha rotto le scatole. Non potevo stare davanti al grafico tutto il giorno, anzi era meglio non starci. Ok? Io mi sono fatto 2 orette di sonno perché ero stanco, poi mi sono messo a sistemare un paio di cose, oggi non le finirò perché sono veramente ancora cotto, però vi faccio vedere una cosa. Guardate. Situazione di oggi, esploratori periodi, vediamo se li ho già messi. Ecco, andiamo, opa, andiamo ad aggiornare. Ok, il metodo fascia. Questi sono pivot. Ok, allora metodo fascia, situazione assolutamente per chi usa il metodo fascia, tanti di voi lo usano, lo so, statisticamente. Va a prendere questa linea blu che non è un pivot sopra la linea gialla. Il segnale long è venuto dalla linea rossa che fuoriesce. È un indicatore di percentuale. Mi calcola gli ultimi 3 giorni per calcolarmi il quarto. Quindi, ogni volta cancella un giorno, mi calcola il quarto giorno. Vi annuncio nuovamente che a breve gli indicatori non saranno più reperibili per un mese o così via. Stanno cambiando perché c'è sempre questa rottura di prenderli o non prenderli. Si vede il trading, si vede su ottica. Io cerco sempre di fare una formazione, anche se non sono un insegnante. Non potete prendere una cosa e dire: ok, io prendo l'indicatore, sono il mastro Lindo del trading. Non è così. Dovete riuscire a trovare il vostro cammino, la vostra strada. Tutti questi arnesi funzionano perché funzionano. Guardate, io lo dico da anni. Statisticamente va a prendere questa zona qui, il 60%, che non è vero perché lo prende più volte. Quando mi ha dato il segnale long, questo era il secondo segnale long, il breakout di questa zona, target di pivot, poi statisticamente era questo. Quindi arrivi qui, chiudi la metà. Mercato scende. Avete avuto un segnale short ancora dal metodo fascia? Il metodo, scusate, dinamico. Il dinamico c'è sul blog, uno sul video dove lo spiego bene. È il segnale del dinamico viene dato quando la linea rossa, che è questa linea qui, che fa gli scalini ogni ora, in questo caso lo metto a 5 minuti, nel blog mi sa che è spiegato sull'H1, adesso me lo ricordo più, in questa zona qui, quando esci qui sotto, mi dà il segnale short. Notate che la linea rossa è uscita dal canale basso? L'unica volta che ci è arrivato è qui sull'open price, non è mai uscita. Quindi statisticamente è rialzista. Quindi se adesso il prezzo mi ritorna sopra allo scalino, posso prendermi l'ultimo scalino, questo, o meglio ancora prendo questo, da qui in poi statisticamente è nuovamente un segnale di rilancio rialzista. Ok? Però queste cose qui, perché io vi dico che prima o poi il visual cambierà perché non lo vogliono più tenere, allora piuttosto cancelliamo la funzione degli indicatori, non la diamo più per 10 euro, perché è una rottura di scatole ad attivare tutto dopo un mese, ma no, gli indicatori non mi sono più bruciato il conto. Allora mi dispiace, non ti abbonare per un mese perché è una rottura di scatole, c'è troppo lavoro per niente, ma non per non volervi dare. Mettetevi nei panni del tecnico che deve sistemare tutto. Un attimino faranno un'altra cosa. Non lo so, sta studiando, insieme a me, io li vorrei dare veramente anche solo 10 euro, non mi interessa. Non è quello il punto, ma purtroppo non è più possibile. Tecnicamente non è possibile, c'è troppo lavoro. Ok, in ogni caso io questo qui ho un livello, nuovamente, di entrata a 1,1597. Ritornando a noi, 1,1597, ritorno qui, livello di entrata del metodo dinamico, che statisticamente, un indicatore statistico, dove, guardate la candela che bella, dove andare no. Ah, ma guarda, 1,15 e cos'era? Se me lo sono perso. 1,15
97? Me lo sono perso, me lo sono dimenticato, ragazzi. E ragazzi. 1.15.97. Vado qui. 1.15.97. Adesso H1. Eccolo. Già qui, quindi ritorniamo quasi quasi sopra questa gobba. Quindi tutto rientra nella dinamica di ripartenza di qualcosa. E qui abbiamo l'effetto della rottura della gobba, che no, oltre ad essere una rottura di una gobba, che cos'è questo per te? Sono due definizioni per questa situazione adesso. C'è la rottura della gobba, che io chiamo gobba, questo. Questa è una gobba, giusto? Questa è la gobba. Che cos'è oltre ad essere una gobba? Vediamo se qualcuno me lo dice. Oltre ad essere una gobba è anche una fase di lateralità sulla parte alta, quindi ha rotto anche la lateralità. Quindi in ogni caso, se io non sono entrato qui, cosa devo fare? Ritorniamo a noi, ho detto dobbiamo aspettare perché devo capire se è il ciclo 1 o poi il ciclo 2. Allora cosa faccio in questo caso, visto che è tornato giù? Prima cosa, qui vado long. Se mi rompe di nuovo il massimo, io devo andare long in ogni caso, perché i tempi si stanno allungando e ciclicamente ci siamo. Però guardate, cancelliamo questo. Abbiamo un Fibonacci, abbiamo una zona di pullback. Dai. Zona di pullback che è questa, ok? Il 38,2. Se mi ritorni qui sopra, guarda, già non ce la fa più tornare giù, ma se mi ritorni qui, nella situazione ciclica di chiusura di ciclo 1, da qui è un long ciclico. È un rilancio. Oppure, queste tutte situazioni rialziste, perché alla fine non posso andare short in questo contesto. Qui non lo faccio, ma qui è uno, una, due. Abbiamo un segnale, due segnali, tre segnali, tutti quanti che parlano rialzisti perché comunque la campana gaussiana sta ripartendo. Dopo che abbiamo visto sull'H1 probabilmente la gambetta di chiusura di un ciclo. Abbiamo anticipato la ripartenza. Va bene? Allora, mentre guardiamo anche la sterlina dollaro. Sterlina dollaro che per il momento non ho niente, solo dollaro yen e euro dollaro aperti, che mi va anche bene. Ciclicamente abbiamo una situazione molto simile all'euro dollaro, qui parte qualcosa, un ciclo 1, non lo so, andiamo a vedere. Teniamoci un po' leggeri. Ok? KDN, ultimo e poi vi lascio, webinar alla fine abbastanza lungo. Allora, KDN, vedete qui, assolutamente sono 6 tips se mi torna su. KDN. KDN ha una forza, il CAD, che è partito a rialzo molto forte ed è anche questa salita oggi è ripartito di nuovo 100 pips. Questo restringe nei conti. Io ho detto a tutti: non fate conti da 1000 euro. Se ne avete uno da 1000, ma io lo voglio sfruttare, voglio due conti. Voglio... È sbagliato. Io l'ho detto: non è bello avere tre conti da 1000 euro. È la cosa peggiore che potete fare. No, ma io così guadagno di più. Io te l'ho detto, avvisarti. Adesso è arrivato il patatrac. Ok? Ogni volta che mi scrivete: ma Paolo, ho visto, ma chiaro, ogni settimana ritiri 100 euro. Prima o poi il conto ne risente. Cosa vuoi fare? Ok? Il KDN, purtroppo, se tu hai tre conti, in uno di questi tre conti andrà a capitare il KDN. Cioè non posso esimere una coppia, annullare una coppia, togliere una coppia soltanto perché adesso va male. Quanto tempo è stato il KDN profittevole? Mesi, 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 mesi. Quanto tempo è stato l'euro AUD profittevole prima di fare questa salitona qui? Che poi adesso sta facendo il contrario, sta scendendo tanto, ok? Quindi, vabbè, sono candele daily, quindi andiamo a vederlo qui. Quindi ha ritracciamenti. Dopo questa mega salita, vediamo se la troviamo. Mettiamola a 4 ore, così magari mi dai di più. Ok?
questa mega salita che ha fatto così, o meglio da qui perché il ritracciamento c'era, o questa, la bella salita di 500 pips, poi se l'è rimangiata tutta, addirittura poi un ritracciamento, quindi ha chiuso bene, poi ne ha fatto un altro ritracciamento, quindi ancora non è colpevole di operazioni aperte. Anche perché, essendo una controparte dell'eurodollaro, avendo l'eurodollaro occupando già il margine, non ha aperto neanche l'euro D, quindi il sistema è anche programmato per questo. Quindi, quanto tempo però ha guadagnato l'euro D prima di farmi una salita di quelle che mi hanno spaventato? Quindi non posso togliere un componente, un soldato, dire ah, il KDN è pecora nera del trading, non lo vogliamo usare. Non puoi dire adesso, se c'hai tre conti, da qualche parte andrà a finire il dollaro yen, da qualche parte andrà a finire il KDN, da qualche parte andrà a finire la sterlina dollaro, da qualche parte andrà a finire la sterlina yen o AUD yen, o che ne so io. Dobbiamo purtroppo sempre tener conto che prima o poi qualche coppia andrà dalle parti sue, andrà per il conto suo. Ci sarà. È il movimento delle zone di comfort che si spostano le valute, poi ritornano. Quindi se hai la fortuna in un anno di aver beccato l'entrata perfetta allineata con tutte le valute, tante grazie. Non lo sappiamo mai quando è l'entrata perfetta, no? Ok, perfetto. Quindi rimaniamo con il KDN ancora in prospettiva. Secondo me aspetterei sui 4 ore, visto che si sta portando in alto. Appena mi dà un segnale short, io lo ammazzo di short, perché dopo che... La cosa migliore è dai massimi vendere, questa è una cosa naturale, giusto? Perfetto. Vorrei andare a vedere con voi poi l'ultima e poi vi lascio veramente se nell'Outlook Weekly avevo le zone di comfort, ma mi sa che non ce l'avevamo. Non ce l'avevamo le zone di comfort. E anche il mensile, per esempio, ha questi segnali qui, quindi se mi ritorni qui... E long tutta la vita, come si suol dire. No, non ce l'ho la zona di comfort. Ecco qui, KDN nel weekly, toccato anche la banda di Bollinger. Non vuol dire niente, però è sopra questa zona di resistenza. Tu mi torni qui sotto, è short. Guardate che salita che ha fatto. Rompendo tutte le zone che ci sono possibili. Bene, io direi per oggi va bene così. Lasciamolo così e ci congediamo, ci salutiamo così, guardando un po' l'andamento adesso favorevole dei movimenti. Guardate, è inutile che ve lo dico, sterlina dollaro sta per andare a rompere questo massimo ed è anche un long, però siamo fermi. L'euro dollaro che sul minuto ha fatto... Adesso andiamo a vedere sui cicli, così ci abbiamo tutto segnato. Ha fatto il suo movimento. Guardate, sta facendo quello che avevo detto. Ma perché è il momento oggi, l'euro dollaro si muove a quest'ora qui? Perché ha avuto tutta la giornata la sua discesina di 40 pips, non ne sono neanche tanti. Questo era il ciclo 1, sta facendo il ciclo 2. Se adesso il ciclo 2 mi va a fare un nuovo massimo, su zone, come chiama Francesco, easy. Su zone di entrata breakout di questo massimo, su zona del breakout del ciclo 1, quindi chiaro che mi andrà a fare un nuovo massimo il ciclo 2. Pattern 4S un po' sgangherato, però il ciclo è questo, questo è il minimo di ripartenza. Guardate, sta andando lì, ma è quello lì. Okay? Queste candele che scendono così rosse non danno un significato, ripartirà a rialzo. Bene, ragazzi e ragazze, io vi ringrazio della partecipazione. Ci si sente martedì mattina alle 9:15 come webinar, poi vi aggiorno il giorno 28 sono di ritorno e è un weekend, quindi si riparte il martedì dopo il 28, cioè a novembre praticamente. Permettetemi una decina di giorni di ferie, questa volta veramente sono contento che sarò, cerco di rilassarmi un attimino con le mie bambine un po' al mare, perché sennò si diventa pazzi. Ok? Grazie a tutti nuovamente. Peppe, Cinzia, Tisci, tanto Antonio, Francesco. Ciao, non ti avevo visto Francesco, sei arrivato? Ok? Grazie, ciao Matteo, ciao, poi ci aggiorniamo. Non la devi vedere Matteo come un'ottica di ho fatto un mese di robot, non mi è piaciuto, per carità, sei partito sbagliato, ok? Che poi non è neanche vero perché alla fine hai fatto il 20%, anche se adesso è un po' occupato.
non guardate questa cosa su ottica mensile, ve l'ho detto tante volte, dovete guardare il sistema su ottica 6 mesi, anno, perché in un anno andrai a intralciare qualche zona dove il piede va a finire nel paltano, però poi col tempo si ritorna su, si ricammina, il pezzo si riprende, tutta la scarpa si pulisce e si continua il cammino. Quel salto lì l'abbiamo visto anche in tutti i backtesting che ho fatto vedere, che ogni tanto il sistema si blocca con una coppia. Io adesso, non adesso perché a novembre ho passato tutto, incominciamo con i backtesting per gli indici, per tante altre cose, sto scaricando, adesso no, ma mi metterò a scaricare tanti altri storici attuali per vedere anche la situazione di come si sarebbe comportato il sistema su l'Euro AUD partendo solo in un mese. Quindi dare una statistica, il conto da 1000 partendo adesso si sarebbe bruciato. Queste sono cose che purtroppo succedono. Ok, grazie a tutti. Vedete come nella situazione, togliamo questo così la vediamo, vedete nella situazione. Dopo questa salita è arrivato qui sul massimo, la stessa situazione che ho fatto qui, è arrivato su, poi c'è tornato, l'ha rotto il massimo, il minimo, ok? Poi però sui minimi assoluti è ripartito con forza, superando tutta questa discesa di 9,3 pips, arrivando a 10 pips, quindi più forte di questo massimo. Quindi normale che adesso se si riavvicina a questo massimo, io devo, zona di pullback, devo entrare long, ok? Non se ne parla di short. Grazie a tutti, ciao, buona giornata. E poi guardate quello che vi stavo dicendo prima, mentre l'euro-dollaro sale, lo guardiamo qui, mentre l'euro-dollaro sale, tranquillità ragazzi nel fare trading, perché sennò non ne usciamo più. Mentre l'euro-dollaro sale, il dollaro yen cosa fa? Scende. La giornata di oggi il dollaro yen era fatto di 40 pips, ok? Un po' di più, 50. E adesso è giornata tempo short. Guardate il segnale short sull'H1 che poi va ad abbinare al segnale short già avuto su H4. Quindi inutile. Cerchiamo di fare le cose short. Poi uscirà con il tempo, appena mi libero, uscirà anche del trading speculativo con dei punteggiatori, cioè nel senso che io entro qui, esco qui, esco qui, entro qui, esco qui, esco qui. Cioè facciamo anche delle operazioni con degli stop loss appunti proprio perché, come vi ho fatto vedere una volta l'esempio del martingala durante la giornata, sto sviluppando un metodo che ci sarà da fare, ma ferreo. Io entro qui, esco qui con lo stop loss, entro qui di nuovo, esco qui, c'è per il recupero. Quelle sono operazioni che si potranno fare anche intraday, però diventa un po' pesante, come all'inizio aveva cominciato anche Sirio con questa teoria di entrare e uscire, ogni 10-15 minuti si faceva un'operazione, anzi ogni 5 minuti, poi è diventato pazzo, sì, non ci stai più dietro, stai solo a cliccare. Certo, a fine giornata ne esci vincente, però quanto stress per fare 10-15 pips? Se ci pensi, col senno di poi era meglio entrare e lasciar correre, ok? Era meglio entrare e lasciar correre. Era meglio entrare, ok? Quando si entra in una situazione rialzista, era meglio entrare qui, anche se prendevi 3 pips di drawdown, era meglio entrare e lasciar correre. Guardate, ve l'ho detto in tempo reale che andavo a fare un nuovo massimo, ok? Quando ho preannunciato questo long qui, eravamo più o meno in questa zona qui, giusto? 18 e qualcosa. Qui. Abbiamo cominciato il webinar qui, più o meno in questa zona qui, ho preannunciato il long di questa zona qui. Non c'è un motivo perché faccio il trade. No, nuovo massimo rispetto a questo, nuovo massimo rispetto a questo. Vedi che già corri troppo veloce, Peppe. Ciclo 1, nuovo massimo col ciclo 2 di questo massimo qui. Oggi la giornata, io mi piacerebbe dirvi ragazzi, oggi arriveremo a 1,1650. Non lo so, non so dove finire nel grafico, però probabilmente andrà a recuperare. Secondo me, le zone dei massimi, magari fermandosi qui, se l'orario diventa ancora troppo tardi, si fermerà qui. Ok? Poi non so se ci sono dei dati, però la giornata andrà a catapultare l'euro dollaro con una candela di nuovo rialzista. Perché non è il massimo di oggi? Perché il massimo di oggi è questo. Cos'è la domanda? Perbene? Perché non è il massimo di oggi? Perché
Perché io mi immagino che riparta, rialzo dopo questa corta contrattazione di 40-30 pips, ok? E andrà a fare ancora nuovi punti rialzisti. Guardi, la mia operazione tra un pochettino andrà in positivo, sono contento. Tutto dipende poi come si muove anche sul minuto, perché noi deriviamo da questa discesa qui, ok? Va bene, dai, ragazzi, oggi un po' di cazzettone un po' per quelli che ancora non hanno capito, ma poi non si capirà, alla fine non capiranno mai che non sono solo, cioè che non posso, non so dove va a finire il mercato. Anche se dico, guarda che non lo so, ma dimmi tu cosa ne pensi. Cosa ne penso? Non lo so. Ok? Perché i sistemi sono stati programmati per lavorare senza sapere dove va a finire il mercato, se no non avrebbe senso. Grazie a tutti, buona serata, ci si sente martedì alle 9:15. Grazie a tutti, ciao ciao, ciao ciao.